Ascolta, guarda, te lo dico, sono bello e gonfio, non ne posso più. Anche l'altra sera, amica, ma ti ho detto, sono bello e gonfio. Perché non ne posso più. Anche l'altra sera arrivavo a casa, ero stanco, morto, ero stato a sfarciare. Come fa per entrare a tavola, ho mi squilla il telefono. Maremma gattuno, vuoi rispondere chi era o non era Teo? Ma poi dice, forse per le promozioni, lo sai che voleva? Che voleva? Fra che già ero stanco, fra che mi girava un pochino anche gli Zebedei e questa mi fa buonasera, e io, se lei era buonasera non mi chiamava, perché volevo dire, mi fa una domanda semplicissima, voi ce l'avete la DSL a casa? Maremma cinghiata arroventata lurida, se no ci sarà la DSL a casa. E ho detto, oh signora, mi fa, ma queste domande, voi ce l'avete voi? Mi fa, noi in casa nostra si è fatto tutti l'analisi, non sa nulla, i suoi figlioli sono tutti sani. Ma te sei scemo? Perché? Ma te tu sei antico, la DSL è da mo' che ce l'ho. Ah, bene, dimmelo prima, no, ho capito, non c'è la DSL. Ma capito, ma capito, ma capito, la DSL serve per navigare. Cioè, te vorresti dire se io voglio andare in Sardegna? Ci deve avere. Vabbè, te la dirò la prossima volta. Antico. Vecchio! Ma qua, ma me ne vanto anche, perché se. Ma con questa tecnologia di oggi. Non ci capisci nulla te, non ci capisco nulla io, non ci capisci nulla nessuno. A di poco ci apriranno un email loro, Sì. Ma. Sì. Vabbè, è bello ora. Io sarebbe caso levassi le tende, sai? Vo a casa. Tanto. Già, lo sai dove c'ho da passare? C'ho da passare dalla cosa, dalla concerta che potrà, te lo dissi, no? Mi sono deciso, ho comprato la macchina nuova. Tu ci ridi, vedrai. Dai, mi decisi di andare a comprarla. Insomma, andai lì in concessionario. C'era un modellino che mi garbava e sicché ne arrivò subito il venditore, no? Subito, perché appena ti vedono subito, tac, arriva, dice questo mio subito, e poi arriva gentilino, cordiale, inizia a fare buonasera, che sembra un sotto sotto una brava persona, ma sotto sotto una gran testa. Sicché arriva, mi fa, ha visto qualche modello, i primi modelli mi fa vedere, quelli costano esageratamente tanto. Schifo, io volevo un modellino un po' più tranquillo, già ti guardano come se tu fossi un po' iraccio. Non me ne frega niente. Ho visto un modellino, mi garbava. Gli ho detto, guardi, mi garbava questo modello qui, una macchina semplice. Ci siamo messi la scrivania. Ha iniziato a dirmi, ma ci si mette qualcosa dentro? Volevo dire, i seggiolini mettiamoci lì. Volevo dire, come fa a guidare i seggiolini? Sta strozzando, mi così. Sicché no. E dice no, ma ci vuole gli optional, perché le macchine oggigiorno c'è gli optional. Allora inizia a dire che non ci si mette a fare i fendinebbia, se c'è la nebbia come fai? Che ci si mette a fare automatici, perché se non sono automatici, va bene, ci si mette il clima bizona, volevo dire, quante zone ci saranno nella macchina, mettiamoci il clima bizona, perché se uno poi a caldo e l'altro è, teggi ci stanno automatici, perché a uno sta a fatica a tirare la vetta, i sensori di parcheggio. Quelli tra l'altro fanno anche bene perché c'è certi imbranati a giro. Poi insomma, e Bulubu, e il Common Rail, e il Turboso, e quello e l'altro, il Boost, insomma, a morire la favola mi fece un conto di optional. Ero bello e studiavo fradicio, metà, non sapevo nemmeno che volevano dire. Poi, quando credevo la pugliava fosse bella e finita, mi fa allora via giù, firmiamo il contrattino, firmiamo la macchina. Stop, perché vedi, ho saltato un sacco di cose. Madonna.